La telepatia si distingue dalla chiaroveggenza perché il contatto avviene fra esseri viventi, persone che vivono nella stessa dimensione. Uno dei maggiori studiosi e ricercatori in questo campo fu l'americano Joseph Ryan. Egli, negli anni compresi tra il 1930 e il 1934, fece molti esperimenti basati sulla verifica statistica della reale esistenza di questo fenomeno, che, ricordiamo ancora una volta, trattasi della trasmissione del pensiero tra due o più individui. Questi esperimenti vennero eseguiti con un mazzo di 25 carte Zener, dal nome del suo ideatore, distinte da 5 simboli. I risultati ebbero un successo inaspettato e furono pubblicati da Ryan in un libro dal titolo Extrasensory Perception, in italiano Percezione Extrasensoriale, nel quale venne confermato scientificamente il fenomeno. Effettivamente c'è nelle nostre potenzialità un potere che ci sfugge, un potere che non controlliamo, un potere che non riusciamo a gestire. Così come per tanti anni sapevamo che esisteva il magnetismo, sapevamo che esistevano le onde elettromagnetiche, però non sapevamo come utilizzarle, non sapevamo come gestirle, non sapevamo come manipolare volontariamente queste forze. Poi improvvisamente nel XIX secolo l'uomo ha capito come utilizzare le forze elettromagnetiche, come utilizzare il magnetismo, e da lì sono nate le trasmissioni telefoniche, sono nate le trasmissioni tipo radio, sono nate le trasmissioni televisive. Quello che nel corso del XIX secolo è successo con le apparecchiature e le radiofrequenze potrebbe nel prossimo secolo accadere anche all'uomo, perché l'uomo comunque è in grado di trasmettere e recepire onde elettromagnetiche che sono state prodotte da un'altra persona e in modo particolare dalla mente dell'altra persona, poiché nell'attività cerebrale non c'è solamente la chimica, ma c'è anche l'elettricità, e quando l'elettricità e la chimica si mettono insieme vengono a prodursi delle onde. Queste onde si trasmettono nell'ambiente, qualcun altro può captarle, qualcun altro può capire, e quindi dare luogo a tutti quei fenomeni che non sono gestibili, perché comunque sono poteri che sfuggono alla consapevolezza e alla gestione della persona, ma che però esistono. Per quanto riguarda invece la psicovisione, possiamo dire che si tratta di un fenomeno abbastanza recente e ancora poco indagato dalla parapsicologia, ma non per questo meno avvincente. È un tipo di manifestazione che si materializza con l'apparizione di volti di trapassati negli schermi televisivi ed è preannunciata da voci misteriose registrate su nastri magnetici. I primi riscontri furono fugaci apparizioni di volti di defunti apparsi con pochi fotogrammi in normali trasmissioni TV. Poi, con le prime sperimentazioni, si poté videoregistrarle su un nastro e i risultati più incredibili furono ottenuti dal tedesco Klaus Schreiber, che sotto controllo di fisici e ingegneri ha potuto registrare i volti dei propri figli e della prima moglie defunti. Ma particolare e non trascurabile è che il tedesco riuscì a registrare volti di parenti di altre persone che li hanno puntualmente riconosciute. Ciò significa che non potevano essere delle semplici proiezioni inconsce della mente di Schreiber. Spesso, anche diciamo, in questo studio, che è uno studio di psichiatria, sono stati portati adolescenti o adulti che avevano delle anomalie nella produzione delle percezioni e delle sensazioni che i suoi familiari e il suo medico avevano inquadrato e interpretato come un disturbo psichiatrico, e quindi che si chiedeva a me un trattamento di tipo farmacologico. Parlando, affrontando e soprattutto valutando quello che era lo stato psicologico del soggetto, io mi sono reso conto che in realtà non erano situazioni di tipo psicopatologico, non c'era nessun sintomo, non c'era nessuna anomalia ricollegabile alla clinica psichiatrica, ma erano effettivamente delle sue capacità, erano effettivamente delle sue produzioni. E queste sue produzioni non chiedevano assolutamente un intervento farmacologico, anzi con un intervento farmacologico gli avremmo fatto molto male e non avremmo soprattutto ridotto la sintomatologia.
portato a ragionare, questa persona ha riconosciuto che queste sue sensazioni, queste sue percezioni erano comunque dei fatti reali, oggettivi, veri, che né io né altri uomini di scienza avremmo mai potuto diagnosticare né potuto capire come evoluzione, come diciamo meccanismo. E quindi tutto il lavoro che è stato fatto con queste persone è di insegnarli ad usarle, insegnarle a gestire, insegnare a capire che spesso quello che lui sente non sono le allucinazioni di voci, ma sono voci di persone che lui è in grado di percepire. È stato importante insegnargli che quello che lui vede non è un'allucinazione, ma in realtà riesce a percepire un'immagine di una scena, di una situazione che avviene a distanza. Quindi è stato fatto un allenamento all'uso di queste capacità, all'uso di queste percezioni. Più volte sono stati osservati poteri di questo tipo nella popolazione che affluisce a uno studio psichiatrico. Per cui io penso che fuori, per strada, insieme con tutti gli altri, oltre ai normali, oltre a quelli che stanno male, che quindi prendono psicofarmaci, ci sono tante altre persone che questi poteri li hanno, li usano, ma che, temendo di non essere capiti o peggio di essere inquadrati come malati psichiatrici, non lo dicono a nessuno, se li tengono per sé e li usano per la propria vita. Dunque, per concludere, possiamo affermare che le facoltà extrasensoriali fanno parte dell'essere umano ed erano probabilmente utilizzate da molte popolazioni dell'antichità, dai Maya agli antichi Egizi fino ad arrivare ai Greci. Conoscenze che ancora oggi sono diffuse in India, dove si dà molta importanza alla meditazione e alla concentrazione. Dunque, risvegliare queste facoltà che sono in noi allo stato latente è possibile, affinando le nostre capacità di concentrazione e chissà, forse potrebbero tornarci utili in una società come quella attuale, dove le qualità umane hanno perso quasi del tutto il loro valore.